Buongiorno amici, secondo giorno qua a Dublino e oggi andiamo a farci un giro alla Guinness Factory. Andiamo. Fatti un bel caffè qua da Caffè Nero, adesso andiamo al Trinity College perché vorremmo visitare la biblioteca, quella super famosa su Instagram e tutto il resto. Il caffè comunque faceva schifo qua, mi dispiace Caffè Nero, sorry. E oggi la giornata qua è bellissima, sole, vento fresco, fresco vento, sole, è domenica. Purtroppo la Trinity College ha venduto tutti i biglietti erano tutti sold out, quindi non facevano più entrare nessuno, a meno che non avessi il biglietto comprato, quindi Trinity College, niente, peccato. Questa via si chiama College Green ed è la via che collega il Trinity College, che è qua dietro di me, e se si va sempre dritto si arriva al Guinness Store, alla fabbrica della Guinness anzi, dove si può fare la visita guidata della fabbrica. Questa è un po' una via piena di negozi, no, ristoranti pure, un po' più trafficata di O'Connor Street, come potete vedere io non posso neanche parlare, a meno che urli. Dublino è una città molto molto bella, molto interessante. Oggi è domenica, è una bellissima giornata e devo dire che la città mi piace molto 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 più di ieri, forse proprio perché domenica c'è l'atmosfera da weekend, la gente si è tutta, insomma, è riposata, c'è il weekend e tutto il resto. È davvero una bella città. Questa strada qua è davvero è piena di vita, forse troppo, troppo casino anche, però Dublino davvero fino adesso, fra ieri e oggi, soltanto delle belle impressioni. La città devo dire che è anche abbastanza ben tenuta, non c'è sporcizia, perlomeno non c'è così tanto sporcizia da come si aspetta da una metropoli, da una capitale. Per adesso ho visto un sacco di turisti, un sacco di italiani, ho sentito parlare più italiano oggi che in Italia. Così come a Londra, che qua a Dublino ci sono le bike, quelle offerte dal comune, a Londra si chiamano Boris Bike o Santander Bike per questione di sponsorizzazione, qua si chiamano Now, che viene da Now TV, che fa parte di Sky, quindi sempre sponsor. La prima mezz'ora è gratis, dopo si sa pagare 50 centesimi di euro per un'ora. Brazen Head promosso, questo è il pub più vecchio di tutta l'Irlanda. Cibo non era male, atmosfera bellissima, vale davvero la pena visitarlo. Soprattutto gli interni sono fantastici. Ok, siamo arrivati. Questa qua dietro è la Guinness Storehouse, dove si entra per fare le visite guidate per chi è appassionato di Guinness. Vediamo questa esperienza. Oh, figata però, già mi piace. Queste sono veramente tante birre, ma tante tante. Praticamente dice che ogni anno 100.000 tonnellate di orzo irlandese viene usato ogni anno per produrre la Guinness. Questa è una parte dell'esperienza della Guinness Storehouse, ci sono un sacco di effetti audiovisivi, soprattutto ci sono dei video dove spiegano il processo di fermentazione della creazione della birra proprio. Come potete vedere è strapieno di gente.
nostra testing room, dove facciamo un po' di testing della birra, appunto. Che bella, siamo messi sulla Batcaverna qua, i colori sono fantastici. Looks like it. So welcome to the tasting rooms. My name is Shane and I'm going to talk to you guys for this portion of the tour. È stato questo ragazzo che ha parlato, ci ha raccontato più o meno alcuni aneddoti sulla Guinness. Adesso facciamo il testing for free, ovviamente, mica paghiamo noi. Cheers. Alla salute! Sto cambiando idea, quasi la Guinness mi piace, non è male. Esperienza finita qua al Guinness Storehouse. È stata davvero una bella esperienza. Io tra l'altro non sono neanche un fan della Guinness, però devo dire che ho cambiato completamente idea. Mi piace la Guinness. Questa qua dello Storehouse era buonissima. È stata una bella esperienza, anche se non ti piace la Guinness, non ti piace la birra, però fatela, perché è stata davvero molto istruttiva, carina, interessante. Fa parte di Dublino. Costo dell'esperienza circa 25 sterline, credo, quindi circa 26 euro, una roba del genere. Se vieni a Dublino dovete farla assolutamente.